E rieccoci ragazzi, 27esima giornata, Torino-Atalanta, formazioni fatte, andiamo subito con la partita. Altra partita che si preannuncia davvero ostica, davvero tosta, Atalanta che non sta facendo male ma neanche benissimo. Vediamo come andrà questa partita. Poi avremo l'Inter. Centrocampo tutto rifatto, abbiamo giocatori stanchi, bisogna farli riposare e speriamo di non sbagliare. Andiamo subito con l'incontro e si parte col Torino, Simeone, Sinigaglia, pallone Daniele Fortunato, tocca direzione di Babacar, pallone con Osio, scusate, che rientra come trequartista, sarà Allegri, Annoni. Annoni bravissimo, palla per Saralegui, tocca in direzione di Simeone, anticipato, recupera il Torino sulla tre quarti bergamasca, attenzione ad Annoni, mette in mezzo questo pallone, libera ancora l'Atalanta, mamma, c'è subito Annoni che controlla e viene spinto qui, Montero, diamine, Capellini, Alemão. Pallone girato in direzione di Capellini, c'è Sottil su di lui. Atalanta che cerca di farci il dispetto, arriviamo da 4 vittorie consecutive. Attenzione a Tacchinardi, recuperato da Osio. Pallone a Babacar, Babacar, avanza Baba. Chiuso subito, sbagliato il movimento di Simeone qua. Sinigaglia recupera adesso il Toro subito con Saralegui. Buona fin qui sui primi minuti. Osio, tocca ancora per Daniele Fortunato. Torino che prova a alzarsi, guardate Osio che va, la stoppa, la gira per Simeone, stop, fuori gioco, è sempre in fuorigioco, perennemente, perennemente, perennemente. Togliamo queste barrette lì e gioco come voglio io qua. Lancio lungo, Osio, la manovro io la squadra. Attenzione ancora all'Atalanta però, è qui. Subito a raddoppiare. Bravissimo Sottil, non è fallo assolutamente. Andiamo. Qualcuno che si sovrappone perché è in due sulla fascia? Devo capirlo. Ancora Simeone. Niente da fare. Questo giocatore la prossima stagione andrà via. Pallone ancora toccato male. Bravo Falcone. Rosati che ha parato il rigore a Chiesa nella partita con la Sampdoria. Piani, Osio, Osio, tocca male in direzione di Babacar che si nasconde dietro Tacchinardi. Ora Ganze, recuperato da Senigallia. Ancora Osio, andiamo Osio, dai. Tocca per Babacar, mette in mezzo per Simeone, posizione regolare, il tiro, la parata. Stavolta ha fatto il movimento che gli chiedo io, tra le linee. Corsa da centrocampo. Portiamo fuori questa squadra molto ostica, sempre. Grande l'Atalanta, eh. Pallone verso Sinigaglia. Tocca indietro per Saralegui. Saralegui manda in posizione regolare. Simeone invece no. Lui sempre in fuorigioco. Su tre azioni, quattro in fuorigioco. Cioè, gliene diamo già una in più come bonus. Ferron, grande parata su Simeone. Lancio lungo, c'è Osio. Male. Babacar non controlla, recupera Bordin, ora Rodriguez, Perrone, attenzione, deve scalare Osio qua e c'è fallo. Partita tostissima ragazzi, non ce n'è qui, se sbagli paghi. Alemão mette in mezzo pallone, Jarni, bravissimo, controlla Daniele Fortunato con calma. Torino che deve togliersi da qua. Sottil. Mamma mia Sottil cosa stava sbagliando. Daniele Fortunato, Babacar e lancia subito Osio. Un controllo, niente, neanche il controllo. Osio, trequartista non va bene. Pallone Lemao, Atalanta furibonda, sta attaccando molto bene. Pavan, allarga per Viali, Tacchinardi, lancio in avanti di Tacchinardi. Falcone su Ganze, poi Jarni, ancora Falcone, bravissimi. Daniele Fortunato, Osio, dai e vai con Babacar, ancora verso Osio, sbagliato tutto.
Allora, D'Alemao, quanta fatica facciamo con le seconde linee? Quanta fatica, quanta, veramente tanta. Ancora l'Atalanta, attenzione a Ganz, tocca per Perrone, laterale, mette in mezzo questo pallone De Andoni, sta a guardare le stelle, deve andare a chiudere. Ancora, Sinigaglia, riparte il Torino. Bravo qui Daniele Fortunato che si fa vedere e riceve. Pallone a Babacar, deve stopparla, deve girarsi bene il Baba deve girarsi bene e niente, 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 troppo lenti nell'esecuzione. Sto giocando a velocità 1, ma vedete quanto è difficile lo stesso, eh? Quindi, pensate se giocassimo veterano, non tocchi palla, troppo difficile veterano. Pallone a Perrone, attenzione. Li ha porta via molto bene, ancora il Torino che avanza, ancora Babacar, Babacar adesso, una mezza giravolta, si fa lo spazio, pallone a Simeone, la stoppa, prova a girarsi, niente da fare, questo giocatore non, attenzione, cerchiamo di recuperarla, non va bene, Ferron rinvia, ancora Torino, fortunato, ma la diamo avanti sta palla, Senigallia, pallone a Saralegui. Bravissimo, tocca in direzione ancora di Simeone, manda Osio, il tiro di prima, debole, Ferron blocca, gran portiere Ferron. Quegli anni fece molto molto bene nell'Atalanta, Perrone, Rodriguez, altro bel giocatore, pallone dall'altra parte, attenzione, Ganz, il tiro, mamma mia, Falcone l'ha fatto girare, porca miseria. Era pericolosissimo se si girava Maurizio Ganz. Rosati, ma non è Ianni, c'ha lo spazio, deve salire Ianni. Tocca molto bene per Babacar, la tiene, manda Osio. Mamma mia, sempre in ritardo, è sempre in ritardo su sti palloni, è sempre in ritardo. Ragazzi, fuori Osio. Dentro Beni Carbone, fuori Simeone e dentro Pato Aguilera e Andrea Silenzi. Si cambia totalmente volto all'attacco. Riparte l'Atalanta, attacchi Nardi. Rodriguez. Bordin. Perrone. Attenzione a Maurizio Ganz, allarga molto bene per Perrone, arriva in scivolata e lo stende, sarà ammonito, giusto, netto ritardo, cartellino giallo, senza un domani, giusto così, guardate, brutto fallo qui, brutto fallo, è andata bene che non l'ha buttato fuori, attenzione Ganz, Daniele Fortunato in ritardo. Mette in mezzo questo pallone, va a saltare Perrone, mamma mia! Calcio d'angolo, attenzione ragazzi, attenzione! Saralegui, devi venirmi a chiudere subito qui. Sicuramente ci sarà il tocco corto. Invece mette in mezzo, attenzione, a sorpresa Carbone, bravissimo, salta lo stesso. E si riparte col Torino, con Pato Aguilera. Bella la palla per Daniele Fortunato che la controlla. Tocca per Andrea Silenzi. Silenzi. Aspetta l'arrivo di Pato Aguilera. Pato Aguilera. Manda in mezzo. Ancora si lotta. Mamma mia, Atalanta che però non siamo stati capaci di fare il contropiede. Porca di una miseriaccia ladra. Perrone. Attenzione che l'Atalanta gioca bene, eh. Pallone ancora in avanti. Lancio. Stoppata. Guardate come non si capiscono, ma è incredibile, ma è incredibile. Non è 2 giorni che giocano, eh. Ancora Falcone, Atalanta che pressa molto bene. Falcone c'ha spazio, prova ad andare. Chiede l'1-2. Beni Carbone, Silenzi, Pato Aguilera, tiro di Pato! Oh, fuori, 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 fuori. Buon movimento di Pato però. Alemão, Pavan, Atalanta che sta tenendo il Torino alle strette con questo possesso palla, questo tiki-taka. Guardate come ne escono bene, tacchi Nardi. Allora giocava nell'Atalanta, eh. Viali, Rodriguez,
Ancora Tacchinardi, bel lancio verso Gans. C'è Falcone che stoppa tutto, dobbiamo ripartire subito in velocità. Andrea Silenzi, la tiene. E qui c'è un po' fallo, non viene fischiato, riparte l'Atalanta, attenzione. No, no, Falcone. Stiamo patendo le pene dell'inferno. È giusto che siano anche dure le partite. Guardate come gioca bene l'Atalanta. Porca miseria, ancora Daniele Fortunato. Sbaglia tutto. Recupera Rodriguez, Viali. Bravissimo Aguilera, che lotta sempre, anche se non è un gran fenomeno, ma lotta sempre, sempre, su ogni pallone. Carbone, ancora Carbone. Dobbiamo salire ragazzi, dobbiamo salire con questi schemi. Andiamo Saralegui, andiamo. Pallone decisamente verso Annoni. Ancora Saralegui. Niente da fare, si sbagliano i passaggi, si sbagliano i passaggi. Andiamo però a recuperarla con lo stesso Saralegui che tocca in direzione adesso di Andrea Silenzi. C'ha spazio, prova la bomba! Deviata. Silenzi era uno, vedete, come Ganz. Se si girava era pericoloso. Linea, esce Perrone, entra Rambaudi, ex Foggia. Fortunato, tocca ancora per Andrea Silenzi. Ancora Daniele Fortunato che avanza, avanza Fortunato. Non c'è spazio. Pallone Ajarni, prova il tiro. Ribattuto ancora, niente da fare. Andiamo a pressare e l'Atalanta è costretta, vedete, a darla lunga, ma poi qui sbagliamo, sbagliamo, sbagliamo. Troppi errori, troppi errori. Madonna, mi sto incazzando, eh. Montero, Alemão, bel giocatore che poi mi sembra che passò al Napoli. Viali, verso Bordin, da questa parte. Attenzione a Rambaudi che ha tanta esperienza da vendere. È bravissimo qui Jarni, si riparte col Torino. Andrea Silenzi, prova a tenerla. C'è lo scatto di Aguilera, Andrea temporeggia. Palla verso Jarni, 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 mette in mezzo, Silenzi, non ci arriva. Niente da fare, rinvia l'Atalanta, ancora Torino che sembra adesso aver acquistato un po' più di fiducia. Daniele Fortunato e Rodriguez, non c'è assolutamente fallo. Alemão, attenzione alla profondità. Capellini, Capellini, attenzione a Ganzi, tiro, mamma mia Rosati, e poi libera il Torino, ancora che si riparte. Minuti finali davvero scoppiettanti. Benny Carbone, vai Benny. Ancora Saralegui, non c'è movimento, non c'è movimento con questa squadra qua, con questi giocatori. Silenzi, silenzi ancora, la tiene, dai, vai. Aspetta Jarni, aspetta ancora. Niente, aspetta tua sorella. Rodriguez, grande Atalanta, ha giocato una gran partita, molto ordinati, guardate, guardate Caspellini, attenzione che possiamo andare a perdere, esce Rosati, mamma mia che miracolo Rosati, e poi Annoni, può partire il contropiede del Toro, attenzione Aguilera, Aguilera, la tiene, si gira, tocca ancora in avanti, ormai, contropiede saltato, Sinigaglia, dai Benny, dai Benny, dai Benny, dai Benny. Tocca, mamma mia ragazzi, però che scandalo, neanche toccare un pallone in profondità. Porca miseria, grande Atalanta. Giusto il risultato del pareggio perché anche loro a parte un tiro o due di Gans. Attenzione che va a recuperare Daniele Fortunato e manda Pato Aguilera. Pato Aguilera, attenzione, palla, ancora, silenzio, tiro. Ferro blocco. E con questa partita se il Milan ha vinto, diremo addio ai nostri sogni di rincorsa. 0-0, brutta prestazione. Brutta prestazione del Torino. Molto tattica e direi anche giocata veramente male. Male, male, giusto da 0-0. Torino-Atalanta 0-0, la Sampdoria vince 1-0 a Sassuolo, Brescia cade in casa con la Roma 1-0, Milan che stende il Chievo 4-2, Lazio che cade con la Fiorentina 3-0, Udinese-Inter 0-1, Genoa-Pescara 2-4, Spal-Parma 0-1, Napoli-Juventus 2-2, Ancona-Cagliari 1-1, classifica Milan più 5 su Pescara, mamma mia, ormai il Milan ha preso il largo, non lo ferma più nessuno. Napoli 49, Roma 49, Torino 46, niente da fare. Juventus 44 e via via le altre.
Fondo classifica, Chievo ormai direi retrocesso e se la gioca molto ancora l'Ancona con Spal e Udinese e vedremo chi andrà in Serie B. Ragazzi, andiamo a vederci, prossima giornata in Serie B come la classifica e poi ci salutiamo. Prossima giornata è una partita che sulla carta è molto difficile. Inter Torino, Atalanta Sassuolo, Sampdoria Brescia, Roma Milan. Attenzione, Roma Milan, Chievo Lazio. Pescara Udinese, Parma Genoa, Juventus Spal, Cagliari Napoli, Ancona Fiorentina. Allora, c'è da dire una cosa, ragazzi, portiamo via ancora un po' di tempo a questa registrazione, che se per disgrazia, io dico per disgrazia, il Milan dovesse perdere con la Roma si avvicinerebbe. Se vincono Pescara e Napoli, vinciamo noi e vince la Juve, avremmo una classifica veramente grandissima. Vedremo, vedremo. Ragazzi, per adesso è tutto, io vi saluto, grazie e spero che sia questa, che la Master League ho iniziato, quindi come ho scritto sulla descrizione della Master metterò due video della Master e due di questo, tanto per cambiare un po' anche tipologia di gioco. Ciao a tutti!